Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video skincare questa volta, perché lo voglio rifare di nuovo. Voglio riproporre sto video pomeridiano che chiriccio, ovvero skincare, tipo a cancellare la carriera e il mio assurdo, questo qua della Turbans, che ogni tanto li alterno con tipo questo qua della Sensodyne, ma io voglio andare adesso direttamente con questo, con Turbans, perché mi ci trovo bene. Turbans, insomma, da quale parte l'ho messo? Sì, Turbans. Ok, dunque, prima mi lavo i denti e poi mi strucco, se no qua non ce la faccio. Allora, vedete cosa faccio? Ovviamente di spazzolo elettrico vado. Qua, vedete? Si vede qualcosa, sì. Ok. Metto in bocca e poi ci vediamo dopo. Eccomi qua, mi sono lavato i denti con questo qua e adesso prelevo da questi dischi, da questo bustino, questo pacchettino quasi finito dell'Eurospin Pure di Magnolia, i dischi di struccanti, che non so quanti ce ne sono rimasti. Due, vabbè, ne uso uno perché l'altro forse lo recensirò sul canale prossimamente, man mano che li finisco, poi devo andare a comprare ovviamente, ma questi sono dettagli, come si dice. Allora, uso questa qua della Garnier, che ci trovo benissimo, e mi strucco, e poi ovviamente vado di latte detergente per rimuovere il pesante, non è molto pesante, ma una via di mezzo. Ho qua lo specchio, quello grande, che ho, perché sono in bagno, non potete vedere. Sono in bagno, quindi mi strucco qua in bagno. Che c'è anche una bella luce, non è più rumorosa come prima, non c'è neanche lavatrice di sottofondo, quindi va benissimo così. Ok, la prima è andata. Adesso la seconda. Ora vedo guardare di qua, se non vedo cosa sto facendo. E vabbè, vedete davanti e dietro come tutto zozzoso. Vabbè, allora questo qua di Garnier, 400 ml il prodotto, ed è quello con tappa rosa, vedete. Ora mi sciacquo e torno subito. Come latte detergente vado ad utilizzare questa qua della L'Oreal, che è veramente buona. Perché? Perché non brucia, vabbè, l'ho già detto in un altro video, quindi non mi soffermo più di tanto, quindi mi piace e l'adoro, anzi lo sto già lavando. Allora, mi metto un pump perché al tappo erogatore, come si dice, sì, vabbè, ci siamo capiti, lo metto un po', ecco qua, vedete che è un lattiginoso e nulla, e adesso la vado a mettere su tutto il viso, così, facciamo così, vedete.
Ecco qua, adesso mi vado a sciacquare, a dopo. Eccomi qua, allora. Il latte detergente era molto buono, anzi è molto buono. Io ve lo consiglio perché è efficace dopo l'acqua micellaria, ma soprattutto per andare a rimuovere il più grosso, cioè fondotinta, correttore oppure solamente bronzer più blush e correttore. Scusate se siete nel sottofondo, ma mia mamma sta ascoltando la tele, quindi non me ne vogliate. Scusatemi. Vabbè, è un mio errore, potevo riabbassarla, ma mia nonna non ci sente. Però spero che voi sentiate lo stesso la mia voce. E niente, poi vado di crema e niente, crema viso, la mia solita, ma ogni tanto ne cambio un'altra, tipo Vichy o quelle rose, ma preferisco più Vichy che a quelle rose, perché a quelle rose ultimamente mi sta facendo poco o niente, quindi vabbè, vado di questa qua. Nivea non stop, 24 ore non stop, che poi 24 ore io mi lavo la faccia subito dopo un po'. Quando sto dormendo, per rinfrescarmi un po' il viso, eccetera, in situazioni un po', come ti puoi dire, sono troppo assonnata e coso, mi sveglio dal sonno per andare a rinfrescarmi un po' quando sono troppo, mi sento poco bene come oggi, che non è stata una giornata per niente facile per me. Quindi mi vado a rinfrescare un po' il viso e quindi sto subito meglio. Cioè, dove l'ho messo il tappo? Eccolo qua. E nulla, ragazze mie, questo è tutto quanto e basta. A posto. Ora mi guardo qua allo specchietto, allo specchione, perché è di quelli grandi del bagno. Ok. Io vado più leggera, più calma possibile, tanto non ho fretta di niente. Ok, qua ho un pelo, ma vabbè. Perché questo pelo qua? Boh, vabbè. Ebbene, a posto ragazzi, il cane che abbaia devo sbrigarmi. Allora, pur cacao dopo questo video, appena chiudo il video metto pur cacao, sempre il solito. E niente, quanto è durato? Non lo vedo da qua ragazze, devo per forza rimettere gli occhiali, se no cosa vedo? Bene, il video è durato almeno, che ne so, 8 minuti. Neanche, comunque come è andata la giornata? Ve l'ho detto, mi sono svegliata, potevo andare a fare colazione, eccetera, vabbè, fare le mie solite cosine, cose, non cosine, cose, e poi dovevo andare al, come si dice, a ritirare le mie analisi del sangue, e poi alla fine dovevo andare nulla, a prendere una rivista, non c'era quella che volevo io, anzi c'era, ma non mi fidavo della mia schiuma, aspettate un secondo. Dunque, come qua, allora, siccome che io quando devo fare l'analisi devo prepararmi subito, non esiste che mi trucco o faccio cosa, meglio vado struccata, ma almeno vado a prendere certe commissioni che devo fare. Quindi oggi me la sono presa troppo comoda e non sono riuscita ad andare a prendere le analisi, per giunta ho preso anche una, anzi non ho preso niente, preferivo prendere il giornale, ma niente, perché con la mia pellaccia che ho non la posso prendere chissà quali prodotti. A cosa ti stai riferendo? Al fatto che volevo prendermi la rivista con dentro un bagno di doccia della Tesa Resiliente, ma mia nonna ha detto se poi ti fa male la pelle cosa ne puoi sapere. In effetti è vero, ma quei prodotti che vediamo nei giornali tante volte si vedono anche al supermercato, se lì a supermercato aiuto, a sapone e profumi, al Douglas oppure che ne so, acqua sapone, nei supermercati vari, nelle profumerie sia supermercati, supermercati, si chiama, a parlare,
quindi niente, non vedo perché non ho dovuto, non volevo, non, non ho potuto comprarmelo. E niente, quindi ho detto va bene, non compro nulla, quindi bye bye, ce ne andiamo. Me ne sono andata all'edicola con un broncio, ma pazienza, non è che posso pretendere chissà cosa, se poi la mia pelle non va bene. E basta. Era bello, guarda, aveva un packaging, vabbè, non c'entra niente, però era sto giornale che ho visto sempre da qualche parte qua su YouTube, anche su Instagram. Adesso non mi ricordo, non mi ricordo sinceramente, però boh, sì, ragazza, mi è piaciuto col giornale, ma non ho potuto comprarlo, anzi mi stava venendo voglia di comprarlo, ma ci ho rinunciato, mi hanno rinunciato a prendersi la Nuova Sardegna, così lì, un giornale per aggiornarsi sul fatto del giorno, sulle notizie principali del giorno. E io ho rinunciato alla mia rivista che mi piace tanto. Ho Vanity Fair, ho Donna Moderna, Intimità, quelle robe così. Oppure Cosmopolita, niente. Nulla, non ce l'ho fatta. Quindi me ne sono andata a casa, ho fatto la spesa, quella poca spesa che mi poteva servire. E non ho fatto altro, quindi vabbè, pazienza. Adesso sto video io non taglio più, no, ho deciso che non taglio più i video perché tanto quando taglio i video non li so tagliare bene, faccio casino come ho fatto quell'altro video che non so se avete visto, ma penso di sì. Quindi non taglio più i video e li lascio come sono. Perché raga, non conviene fare pasticci se poi non si capisce neanche quello che dico. Già. Che altro dirvi di bello? Nulla. Basta, ci vediamo al prossimo video e dopo di questo ne registrerò un altro sui prodotti finiti, ma non subito. Prima aspetto che si aumenti un po' il volume, che mi aumenti il volume della busta, perché la busta è così grande, però ho pochi prodotti dentro, non ne vale la pena, quindi aspetto un po' che finisco tutto quello che ho, tutto quello che posso, quello che ho veramente da farvi vedere. E nel frattempo farò make up, video di trucco, anche se non mi so truccare, come dico, suppongono certe espertine che si fanno le maestrine, però vabbè. E quindi niente, so già che me ne verranno qua a rompere le scatole, pazienza. Comunque io alla fine cercherò di fare un video di trucco, anche se interessa a pochi, io lo faccio lo stesso. Farò un video progetto smaltimento, beauty, anzi make up, più che altro. Che sto cercando di aderire al progetto PAN, quindi PEN, come si chiama, quello di Carolina Bonanni e di Matilde Baldi e di Michela Di Maio, che sono bravissime. Ciao ragazze, mettete un pollice in su, un commento e attivate la campanella, tutte quante, se vi interessa di iscrivervi al mio canale YouTube e ricevere i nuovi aggiornamenti. Ciao, a presto. Non so come fare, quindi pazienza. No. Ciao.